Dime si è verdad. Stile ed eleganza sono i sinonimi di questa serata organizzata dalla Vitaldent qui a Lido Costanza a Mazara del Vallo, un'azienda che è al top in Italia, che vanta appunto di essere la più grande in Italia nel suo circuito. Accanto a me il direttore. Come nasce questa serata? Vedo che è presente l'imprenditoria mazarese e anche il mondo della cultura. Perché noi cerchiamo di fare rete col territorio, perché sì, Vitaldent è una multinazionale, però ogni clinica che cura la sua immagine è un'immagine che si riflette sul territorio, e quindi dal territorio cerchiamo risposte e diamo assolutamente risposte. Quindi è una grande scommessa che sicuramente riproporremo il prossimo anno e spero negli anni a venire. Parliamo quindi dell'azienda. Sì, la Vitaldent è presente in Italia con 120 cliniche, di cui, guarda caso, Mazara è la più grande d'Italia. Abbiamo un grosso centro odontoiatrico con le migliori attrezzature che sono presenti all'avanguardia, centro di ortodonzia specializzato, e in più ci sono RX, TAC e un laboratorio annesso, quindi siamo in grado di affrontare qualsiasi tipo di problematica sul posto. Importanti anche le collaborazioni all'interno? Certo, assolutamente, noi ci freggiamo di collaborare con delle professionalità non solo siciliane ma anche che vengono da su, milanesi, romani, quindi alte professionalità. Voi avete partecipato come Vitaldent, come sponsor all'interno di una delle più grandi manifestazioni fatte qui a Mazara, riuscitissima, la fiera del pane, la festa del pane. Com'è nata quindi questa idea di partecipare e sponsorizzare quell'evento? Sì, è nata grazie alla collaborazione delle varie figure politiche della zona, come non so, il consigliere Ciccio Foggia, l'assessore Spagnolo, che è il professore Di Maria, che ringraziamo per la presenza qua stasera con noi, e sicuramente data, ripeto, dal fatto che essendo anche lì una festa che parte dal territorio e noi sul territorio vogliamo stare, siamo di quelli che appunto facciamo, vogliamo fare, grazie al fatto che la nostra proprietà è anche molto sensibile verso le problematiche di quelle che sono di questo momento specifico, perché siamo molto positivi per il futuro, tant'è che abbiamo anche fatto una piccola offerta per una famiglia bisognosa alla quale noi possiamo venire incontro dandogli un sorriso, perché Vitaldent parte da quello, dal sorriso e quindi dal vivere bene. A rappresentare in maniera eccellente quindi il mondo della cultura mazarese accanto a me, Danilo Di Maria, anche tu questa sera, in questa bellissima serata Vitaldent, una serata col sorriso. Troppo buona. Io colgo l'occasione per innanzitutto iniziare con i ringraziamenti, perché questa serata si ritiene un epilogo straordinario di una 3 giorni che a mio avviso è stata davvero notevole nei contenuti, dalla cultura allo spettacolo, e questa sera fino alla conviviale. Ma era ricorrente, è ricorrente nel mondo della romanità e non solo, concludere i lieti eventi attorno ad un tavolo, perché noi non siamo stati teorici in questa 3 giorni e siamo passati dalle parole ai fatti, gustando quindi tutte quelle peculiarità che abbiamo annunciato in quell'evento e che questa sera delizieranno i nostri palati. Un sentito grazie quindi alla regione, al sindaco Cristaldi, al consigliere comunale Foggia, che ha creduto in questo evento, che ha rispolverato tradizioni, usi e costumi davvero notevoli per quanto riguarda il sito di Borgata Costiera, e quale magica cornice se non quella del Lido Costanzo per ultimare nella pienezza, ecco, del significato, del valore di questa 3 giorni, quella appunto di un'atmosfera straordinaria in prossimità del mare. Importante quindi la collaborazione della Vitaldent come azienda privata in un evento.
evento importante? Tutti gli eventi importanti si avvalgono di sponsor che a mio avviso risultano essere il polmone economico, insomma, trainante dell'evento stesso. Quindi un grande applauso a questo sponsor che ha creduto nell'evento che si è tenuto a Borgata Costiera, legato insomma a un tema molto caro per la salute dell'uomo, quale quello che afferisce chiaramente alla salubrità insomma, di parte del nostro corpo. E questa realtà sicuramente ha fatto onore, se non altro, alla riuscita dell'evento stesso. Accanto a me Cristina Guadagna, direttore della Vital Dent di Mazara del Vallo. Una serata, quella di stasera, sembra riuscitissima, c'è la bella gente mazzarese qui. Sì, bella gente, finalmente siamo arrivati anche a questa data. C'è un lavoro dietro di almeno 2 settimane, abbiamo invitato un bel po' di pazienti che sono comunque il nostro punto di forza. I centri Vital Dent, vabbè, li conoscono tutti, sono centri in franchising, ci sono circa 120 in tutta Italia. Adesso si sta aprendo in Sicilia l'undicesimo centro a Messina, e niente, i punti di forza sono la tecnologia avanzata e il personale esperto in ogni settore. Come nasce l'idea di questa serata? Vogliamo proprio puntualizzare proprio la festa e quindi dare questa nota positiva. Quindi la Mazara del Vallo è la clinica più grande d'Italia, è la clinica più importante d'Italia perché ha anche il laboratorio annesso, e niente, quindi farla conoscere, quindi partire anche questa nuova estate, noi siamo sempre aperti. Niente ferie quest'anno? No, mai, noi non chiudiamo mai tranne i giorni rossi comandati dal calendario. Ad agosto siamo sempre aperti, quindi lavoriamo anche con i turisti. Accanto a me l'assessore Adele Spagnolo di Mazara del Vallo. Una serata, quella di questa sera, creata per creare rete tra le aziende. Quale può essere tutto questo, quindi il ruolo dell'amministrazione? Certo, l'amministrazione fa sempre piacere comunque cercare di coordinare molte aziende, a cercare di creare questa sinergia fra di loro. E poi questa serata è anche un motivo di incontro di più persone per cercare anche di passare comunque delle serate molto liete, e poi soprattutto anche proposta dall'azienda Vital Dent, che è una bellissima azienda conosciuta abbastanza anche a Mazara del Vallo. Accanto a me Giorgio Radice, direttore commerciale della Vital Dent qui a Mazara del Vallo. Cosa ne pensa di questa bellissima serata? Direi che non poteva andare meglio, nel senso abbiamo veramente tantissimi pazienti, moltissime persone che sono intervenute, il contesto è meraviglioso, per cui davvero un gran successo. Spero stia piacendo come sta piacendo a me, perché insomma credo davvero che Vita del Mazara abbia fatto una bella cosa stasera. Accanto a me Daniele Assennato, responsabile della ditta ALA di Mazara del Vallo. Cosa ne pensa di questa bellissima serata organizzata dalla Vital Dent? Guardi, siamo orgogliosi di essere stati invitati da un'azienda così importante come Vital Dent. Il fatto di aver scelto anche noi come ditta ALA come ospiti significa che ci ritengono un'azienda seria nel settore in cui operiamo. Per cui siamo lieti di essere stati invitati in questa serata così, così elegante. Accanto a me Andrea Pinta della Pinta e Zottolo. Voi con la Vital Dent avete iniziato un rapporto all'interno della Fiera del Pane, questa sera si continua quindi a instaurare un rapporto sempre più forte, far rete è importante tra aziende dello stesso comune. Ringraziamo senza dubbio l'amministrazione della Vital Dent Mazara, che ha avuto il piacere di invitare tutti gli sponsor di Mazara del Vallo, delle aziende che hanno dato un contributo alla riuscita della bellissima manifestazione, la prima Borgata Costiera per la Festa del Pane. Per noi è un piacere e un onore partecipare a questa giornata di festa. Accanto a me Tina Scarpati della Vital Dent, la sede centrale di Milano, quindi una serata, quella di questa sera, molto conviviale. Creare rete è il punto di forza per portare anche avanti l'azienda sul territorio mazzarese.
Assolutamente sì, buonasera, è un grande piacere per noi essere presenti qui a Mazara. Siamo ormai presenti da qualche anno su questo territorio così bello e piacevole anche per le persone che incontriamo. Siamo un'azienda che si sta sviluppando molto su tutto il territorio, è in forte espansione, abbiamo ormai 100 centri in tutta Italia, 11 presenti in Sicilia, e stiamo continuando ad aprirne, per cui un plus, sono punti di forza per noi i nostri centri odontoiatrici, e creare una rete forte a livello internazionale. Siamo presenti in Spagna, la nostra casa madre spagnola, in apertura in Polonia e con una presenza molto forte anche in Italia. Quella di Mazara del Vallo è una sede molto importante, la più grande. Sì, Mazara del Vallo è la nostra sede più grande in assoluto, è una gran bella struttura, c'è stata subito una forte attenzione verso questo territorio, per cui non essendo neanche la prima, è una situazione volutamente creata così in questo posto. Quindi qual è il futuro della Vitaldent sul territorio trapanese e regionale? Quello che ci si aspetta è un po' il trend di tutta l'azienda, cioè un'azienda in espansione e in crescita anche per quanto riguarda i volumi, per cui creare opportunità di lavoro e dare un servizio ai pazienti, e quindi offrire una cura a livello odontoiatrico che sia molto più semplice, molto più raggiungibile, ecco. Una serata, quella di questa sera, davvero interessante. Cosa ne pensa? Come sta andando? Benissimo, benissimo, fra l'altro perché per tanti motivi. Uno di questi motivi è quello che la Vitaldent ha invitato tutte queste persone, meravigliose persone, e siamo qui un gruppo di amici, fra l'altro ci conosciamo in tanti. La Vitaldent è un'azienda abbastanza conosciuta a Mazara, e lo si vede di quello che abbiamo assistito. Anche l'UNAC è presente questa sera, questa bellissima serata organizzata dalla Vitaldent, accanto a me il presidente provinciale Pisciotta. Allora, cosa ne pensa di questa bellissima serata? È stata senza dubbio una bellissima iniziativa, sempre dell'organizzazione della festa, della prima festa del pane, nella persona del consigliere Ciccio Foggia. E nello stesso tempo cogliamo l'occasione per ringraziare i responsabili della Vitaldent che ci hanno offerto questo momento conviviale per amalgamare, per unire i momenti belli, i momenti lavorativi con questa serata veramente degna di ogni rispetto qui in riva al mare presso il Lido di Costanza, veramente bella, grazie. Con noi anche il presidente Alagna, rappresentante comunale dell'UNAC, cosa ne pensa di questa serata? Io penso che momenti come questi forse nella vita odierna ce ne vorrebbero molto di più, perché sono momenti veramente di sinergia che riescono ad unire, diciamoci, sia l'atto pratico che quello meno pratico. Buonasera, cosa ne pensa di questa serata Vitaldent? Penso che la location è gradevolissima, come anche gradevole il panorama, e vedo che c'è anche tanta bella gente. Accanto a me Francesco Foggia, consigliere comunale di Mazara del Vallo, anche lei partecipa a questa bellissima serata organizzata dalla Vitaldent, cosa ne pensa? Dico semplicemente che è un piacere essere qui presente questa sera. Naturalmente la mia presenza qui è figlia dell'evento che è stato fatto a Brocata Costiera l'altro giorno, perché Vitaldent è stato uno degli sponsor principali ed è quella manifestazione. Mi ha chiesto di invitare le sponsorizzazioni che io rappresentavo e ho fatto questo. Infatti c'è bella gente, una bella serata, una serata tranquilla. E la Vitaldent ormai, diciamo, che si è affermata nella nostra città, voglia di crescere, e perché no? Se possiamo farlo, perché non aiutarla a crescere? E sappiamo che ormai è un'azienda molto importante in Europa, ci sono circa 600 punti aperti, in Italia sono circa 160, e Mazara è un punto d'eccellenza. Naturalmente ringrazio tutti i direttori, gli amministratori della Vitaldent che ci hanno sostenuto per quella manifestazione che abbiamo fatto a Costiera, ma ringrazio anche per l'invito, per noi è un onore essere qui presenti. Naturalmente se ci sarà un'altra opportunità, ancora una volta presenzeremo. Dime si è verdad.